Tonfo interno del campo basso al cospetto di un San Nicolò notaresco che rifila 3 gol ai rossoblù e merita di vincere. Si gioca in una straordinaria cornice rossoblù di 2000 spettatori e su un campo che colpisce per il verde rigoglioso che offre. Il campo basso è lo stesso di Avezzano, ma gioca complessivamente male senza riuscire a cambiare mai l'inerzia del match. Dirige Grasso di Ariano Irpino al quarto, torre di Romano per Sansovini che viene anticipato da Natale con i pugni. Il campo basso sbaglia a lasciare il pallino agli avversari, specialmente nel reparto di centrocampo. Avanti gli ospiti al 12esimo, cross di Stefano al centro, vanno a vuoto Candelori e Brenci, aggancia Sansovini che fa secco Natale con un tiro preciso. È il vantaggio degli abruzzesi a Selvapiana quasi a sorpresa. Reazione di casa molto scarna al 21esimo, punizione di Frulla, blocca il portiere rossoblù Natale. Il campobasso fa grande fatica a farsi pericoloso. Al 23esimo, improbabile il tiro da lontanissimo scoccato da Musetti. Al 29esimo, cross dalla destra di Frulla e palla girata fuori da Romano a centro area. La squadra di Cudini appare troppo statica, il che favorisce quella abruzzese che sembra molto ben disposta dal tecnico Vagnoni. Squillo casalingo al 36esimo quando Zammarchi chiama in causa il portiere ospite Ginestra, il quale si deve stuffare sulla sua sinistra. Il campobasso chiude in attacco, forse si sveglia con qualche minuto di ritardo. Al 42esimo, gol annullato ai padroni di casa, punizione di Alessandro sul secondo palo, arriva dalle retrovie Menna che segna con Musetti che proteggeva l'ingresso in rete del pallone. Il gol viene invalidato per offside di Menna. 2 minuti di recupero segnalati nel corso dei quali il campobasso prova ad accelerare senza però andare al tiro. Cudini decide da subito 2 cambi, dal primo della ripresa fuori Brenci, dentro Tengorang, in campo anche Giampaolo al posto di Zammarchi. I lupi sembrano più vivi. Al quarto il tiro di Giampaolo incoccia la parte esterna del palo prima di essere bloccato da Ginestra. Al quarto d'ora c'è il tiro sballato quasi dal limite da parte di Cancelli, palla fuori. Al 18esimo, punizione da posizione invitata sui piedi di Alessandro che si rivela davvero un cioccolatino per il portiere abruzzese Ginestra. Passa un solo minuto, Pizzutelli si trova al limite dell'area ed è affrontato da Pomante. Selvapiana vorrebbe il calcio di rigore, ma per il direttore di gara è soltanto simulazione del centrocampista di casa. Al 21esimo, cross di Alessandro, la tocca Romano, non ci arriva per poco Bontà, si batte un calcio d'angolo per il rossoblù. L'azione si conclude con un tiro troppo centrale da parte di Tengorang, bloccato da Ginestra. Ora i lupi meriterebbero di pareggiare. Alla mezz'ora esatta Alessandro ammonito per simulazione per un fallo presunto ai suoi danni da parte di Frulla, giallo per l'attaccante di Cudini. Poco dopo il tecnico di casa rinuncia anche a Pizzutelli per fare posto a Giambè. Il cambio accade poco prima del raddoppio ospite, contropiede fatale originato da un controllo molto difettoso di Giampaolo che innesca blando, corridoio aperto per Romano che trafigge il portiere di casa Natale. 2-0 e partita che appare in ghiaccio per gli ospiti. Pubblico di Selvapiana ammutolito dalla nuova situazione di fatto, pubblico che esplode al 37esimo quando dal fondo il bel cross di Van Zan viene corretto in rete da parte di Tengorang. 1-2, le speranze per i padroni di casa si riaccendono, anche se alla resa dei conti si tratterà solo di un fuoco di paglia. Speranze di casa alimentate fra l'altro anche dall'espulsione al 39esimo di Salvatori che interviene male alle spalle di Bontà. Ad 1 minuto dal 90esimo Alessandro chiede un calcio di rigore per un presunto braccio irregolare in area da parte di Frulla. Anche qui si può giocare. Comandati 5 minuti di recupero che iniziano dal 46esimo, causa infortunio a mele del notaresco. Al 47esimo c'è il tiro troppo centrale da parte di Giambè. I rossoblù continuano ad essere poco incisivi e privi di cattiveria. 49esimo, frittata combinata fra la barba, troppo corto il passaggio di Natale che tenta di rimediare, non ci riesce, ne può trarre vantaggio Liguori che insacca facilmente il punto del tris. Il pubblico di Selvapiana inizia a defluire lentamente mentre la squadra si avvia alla prima sconfitta stagionale. Poche le attenuanti per un brutto KO di cui Cudini si assume tutte le responsabilità. Testa alla trasferta di Tolentino per provare ad invertire la tendenza in casa Campobasso. Vagnoni gioisce con i suoi giocatori e la manciata di tifosi scesi in Molise. Il notaresco dopo 1 anno espugna ancora Selvapiana, una vera bestia nera per i lupi.